Documenti storici che risalgono agli anni attorno all'Ottocento attestano l'esistenza del paese di Guanzate tra quelli che formavano la pieve di Appiano. Attualmente il paese conta oltre 3.700 abitanti e si estende ancora in mezzo al verde. Le vecchie costruzioni dimostrano come l'attività prevalente sia stata quella agricola. Ora si è costituita una buona base industriale ed artigiana, qualificata soprattutto nella produzione tessile e meccanica. Il centro religioso è costituito dalla chiesa parrocchiale, affiancata da un campanile imponente alto più di 56 metri. Dedicata alla Madonna Assunta, è relativamente recente. La sua costruzione, infatti, risale al 1853. A Guanzate si trova un monumento molto bello, testimone della fede sincera dei fedeli, il santuario della Madonna di Campagna. Costruito in tre epoche diverse e tra loro lontanissime, dal 1497 al 1893, il santuario forma un tutto armonico e suggestivo. A questo concorre il viale che, lasciata la provinciale, scorre tra le cappelle della Via Crucis e il verde dei campi. È dalla chiesa parrocchiale di Guanzate che trasmettiamo oggi la Santa Messa della Festa della Santissima Trinità, presieduta dal parroco Don Luigi Salvadei, secondo il rito ambrosiano. La liturgia della prima domenica dopo Pentecoste propone la festa della Santissima Trinità e invita i fedeli a rinnovare la propria fede di fronte al mistero di Dio uno e trino. Tra le espressioni che meglio esprimono la fede cristiana in questo mistero vi sono quelle del simbolo atanasiano. Una è la persona del Padre, altra è quella del Figlio e altra quella dello Spirito Santo. Una è la divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, uguale per la gloria e la coeterna maestà. Increato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Immenso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Eterno il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ma non sono tre eterni, ma uno è eterno. Così non tre increati, né tre immensi, ma uno è increato, uno immenso. Ancora, onnipotente è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma non sono tre onnipotenti, ma uno solo è onnipotente. Così il Padre è Dio, il Figlio e lo Spirito Santo sono Dio, ma non sono tre dei, ma un solo Dio. Non ci sono tre padri, uno è Padre. Non ci sono tre figli, uno è Figlio. Non ci sono tre Spirito Santo, uno è Spirito Santo. In questa Trinità nessuno è prima o dopo, nessuno più o meno grande, ma le tre persone sono coeterne e uguali. Che la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, dopo questo saluto cristiano vorrei rivolgere in particolare il mio saluto agli anziani che oggi a Guanzate celebriamo e festeggiamo nella annuale ricorrenza della loro giornata. Ha coinciso con questa celebrazione e siamo felici che siano con noi. Preghiamo con loro, lodiamo insieme il Signore. Prima di tutto ci rivolgiamo a Lui che vede in fondo al nostro spirito per chiedergli che perdoni i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà.
noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, sali in gradino, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Padre, che mandando agli uomini la parola di verità e lo spirito di santificazione, ci hai rivelato il tuo mistero mirabile, donaci di confessare la vera fede e di riconoscere la gloria della Trinità eterna, adorando l'unità nella maestà divina. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La lettura dei profeti ci illumini e ci giovi a salvezza. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. Cantiamo a Dio, lodandolo insieme. Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, state lieti, tendete alla perfezione,
fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sinceramente ringrazio, carissimi, la Chiesa che oggi mi chiama ad ammirare ed a gustare con voi la realtà misteriosa ma sublime della Trinità Santa. Potrebbe sembrare superfluo ripetere ancora che noi crediamo in un Dio solo, vivente in tre persone distinte ma uguali, perché tutte partecipanti in pienezza della natura divina, e si chiamano Padre, Figlio e Spirito. Potrebbe sembrare addirittura vuoto parlarne in tempi come oggi, in cui purtroppo a molti pare addirittura che non interessi, pare essere indifferente persino che ci sia Dio o non ci sia. Noi certo soffriamo per l'ateismo di questi nostri fratelli e preghiamo, ma non è giusto che priviamo il nostro spirito della gioia, e dico proprio gioia, che è riservata alle persone che hanno la fede viva. Io penso, purtroppo, e sapete che lo dico spesso, con un certo timore, che forse anche a troppi di noi
martellati da proposte di valori vuoti. Forse l'animo si è chiuso a gustare e da comprendere queste cose. E mi pare che sia doveroso da parte mia chiederlo al Signore con una preghiera. Signore, apri l'animo mio e l'animo di tutti questi miei fratelli che amo, perché possono ricevere, possono capire, possono gustare la gioia della verità che tu ci hai trasmesso. E proprio perché vorrei che questa verità entrasse nell'animo vostro e la gustaste, vi invito a meditare con me. Lascio ad altri momenti di catechesi analizzare fin dove è possibile la portata del mistero della Trinità, a studiare le controversie teologiche, le eresie, i concili che se ne sono interessati, e con voi preferisco meditare. San Giovanni, che già nel Vangelo che poco fa ci è stato letto, ci ha assicurato che Dio ha tanto amato il mondo da mandare addirittura il Figlio suo perché il mondo sia salvo, non perché sia giudicato.